stamattina ho raccolto i finocchi dall'orto, come potete vedere qui alle mie spalle che ci fanno da sfondo. Poiché non sono cresciuti a dovere, ho deciso di raccoglierli e di metterli nei barattoli. Bene, quindi quello che faremo è una conserva al naturale di finocchi. Perché ho deciso di fare questa cosa? Perché sono venuti molto piccoli e quindi magari alcuni potrei anche quasi metterceli interi nei barattoli, e poi sono belli da vedere e si conservano nel tempo. E in più, poiché sono venuti così piccoli, confido molto nel sapore, quindi magari mettendoli nel barattolo il sapore si concentra e diventeranno più saporiti. Ma tornando a noi, quello che voglio fare è una conserva al naturale, come vi ho già detto, in una soluzione salina. Per farla dovremmo diluire 1 etto di sale ogni litro d'acqua. Poi dovremmo pulire i finocchi, lavarli, tagliarli a pezzi, metterli dentro i barattoli e aggiungere la soluzione salina. Quindi togliamo tutti i barattoli dalle palle e iniziamo. Come avete potuto vedere, le conserve al naturale sono veramente semplici. Peccato che non si trovino molte indicazioni online. Come prima cosa vi devo dire che appena avete imbarattolato tutto, messo anche il liquido dentro e avete battuto per far uscire le bollicine d'aria, è importante che li lasciate aperti per un po' di tempo per far sì che l'aria comunque continui ad uscire da sola, sempre comunque con uno spessore sopra che tenga le verdure giù. In questo caso i finocchi erano abbastanza precisi e quindi entravano precisamente nel barattolo e si fermavano da soli. consumevoli. Non confidate troppo in questa cosa perché il sale toglierà acqua da dentro alla verdura, in questo caso dentro ai finocchi. La verdura rimpicciolisce e crea dello spazio tra finocchio e finocchio e quindi si muove. Diciamo che possono tornare a galla. Per questo io ho messo uno di quegli spessori che si usano di solito per le conserve, che tengono abbassata la verdura appoggiando sul tappo. Vi starete chiedendo come utilizzare questa conserva quando sarà pronta, ovvero tra un paio di settimane se vogliamo mangiarla presto, altrimenti può durare anche fino a un mese o più di un mese. Io vi consiglio di cuocerla perché, essendo stata sotto sale così tanto tempo, aumenta la salinità all'interno e mangiarla cruda non sarebbe il massimo. Bene, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, commentate, tutto quello che c'è da fare. Al prossimo video!